Vabbè, comunque può darsi pure che intendessi altro, cioè ci sarà la neve perché usiamo i cannoni sparaneve, come stanno facendo adesso, no? Buttano i cannoni sparaneve. Chiaramente tu quella neve la fai con l'acqua, e il problema è che manca la neve anche di siccità, non è solo di temperatura. E glielo fanno notare in una conferenza stampa. Attenzione. Questo è il punto stampa del ministro Santanchè sulla questione Appennino senza neve, che è pure un titolo che, cioè, è vero, è una cosa triste, drammatica, però un po' fa ridere, cioè, il titolo, Appennino senza neve, che ci dici, ministro? Sì. Buongiorno, buon anno, Matteo Parlato, Rai News 24. Senta, le volevo chiedere, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Marche, il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza idrica. Se si trasforma l'acqua in neve, non si corre il rischio che per risolvere un problema se ne peggiora un altro? No, anzi, proprio adesso abbiamo finito questo tavolo insieme ad alcuni presidenti di regione, tutti gli assessori, abbiamo detto che la neve che viene prodotta con l'innevamento può essere utile invece proprio per poi poterla restituire anche per l'agricoltura, quindi non sono cose che litigano tra di loro, sono cose che si supportano tra di loro, perché non è che poi la neve fatta artificialmente non si scioglie in acqua, no? E quindi è evidente che anzi può essere soprattutto riutilizzata per quello che, visto che abbiamo avuto mesi, come voi ben sapete, di siccità, potrebbe essere invece un circolo virtuoso. Non so se avete capito il ragionamento. Capito, è una fortuna. L'inverno, che voi l'acqua la usate poco, ve lavate, tanto che ce dovete fare, oppure quei bacini idrici, prendi e tiri tutto su e ci fai la neve. Appena arriva un po' più caldo, si scioglie e torna giù pure bella sciata l'acqua, che è anche più. Si usa sempre la stessa acqua per una decina di anni, poi. Una volta su, una volta giù. Sempre la stessa bacinella. È quello, ma cioè, guarda, c'è del genio in questo. Io dico, ma perché fermarsi lì? A sto punto fai una cosa e funziona tutto l'anno. Il riscaldamento globale sta creando lo scioglimento dei ghiacciai, quindi l'innalzamento del mare, che va a erodere i cosi, vai a erodere i balneari, cioè vai a erodere le spiagge. Tu cosa puoi fare quindi? Metti una bella idrovora a mare, ma grossa, tutta una serie, prendi l'acqua e la spari su in montagna, cala il livello, la spiaggia si allunga, metti più ombrelloni, c'hai più neve, non solo, quella idrovora tira tutto su, acqua, ma pure fino a 2 centimetri prende tutto. Quindi lo sciatore, quando vuole fare una pausa, si inginocchia e fa le telline, perché le trova lì. Allora, per me vale quanto l'idea da Santanchè questa.